News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 13 luglio 2022. L'infermiere assassino dell'ospedale Cannizzaro di Catania avrebbe ucciso per vendetta contro l'azienda per un trasferimento di reparto. Tra il 2020 e il 2021 Vincenzo Villani Conti avrebbe causato la morte di due pazienti scelte a caso nel reparto di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza con una somministrazione massiccia di diazepam. Rubano uno scooter Piaggio Liberty in 40 secondi, mentre uno faceva da vedetta, l'altro rapidamente è riuscito a far partire il mezzo dopo aver forzato il blocco a sterzo. È accaduto in via Castellursino a Catania, dove una telecamera però li ha ripresi. A loro si è giunti attraverso la targa del ciclomotore dove i due viaggiavano e di proprietà della madre di uno di loro. Protestano gli operai del cantiere dell'ex liceo artistico di Catania in via Crociferi perché da mesi sono senza stipendio, la ditta non li paga e nemmeno la regione o la sovrintendenza hanno provveduto al pagamento delle spettanze così come previsto dalla legge. A Venezia nasce il Catania SSD, la nuova società della Pellegrina Group che rappresenterà il capoluogo eterneo al prossimo campionato di Serie D, presenterà il logo non appena sarà registrato. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario sarà online domani alle 20.30.